Poracci, la testa di cubo anti-cheat protection ha dato i suoi frutti. Se non altro, tutti quelli che hanno scritto Shadowverse si sono fregati da soli. Quindi, complimenti per aver riconosciuto per primo Kudelka, vanno a Nerdcast Official Channel e alla sua amica Mila per la soffiata. Prossima sfida, riconoscete questo gioco? Ma attenzione, perché se usate Lens siete solo dei poracci. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza barare. Iniziamo la settimana alla grande con un bel assortimento di leak, bug, analisi di mercato e dietro front clamorosi, perché ne sono successe di cose questo weekend e oggi faremo il punto della situazione. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a darmi un aiuto gigantesco con un piccolo gesto. Anche solo un like può fare la differenza. Do it for Poro! Poi, se volete finanziare direttamente la realizzazione di questi video, potete abbonarvi al Poreon, il Patreon dei Poracci. Se vi interessa, trovate tutti i dettagli in un link in descrizione. Iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. Ci sono sempre più indizi riguardanti l'arrivo di due attesissimi titoli. Da una parte la remaster di Alan Wake e dall'altra il porting per PC di Final Fantasy VII Remake. Di questi due titoli si era già parlato quest'estate, perché il site tracker Epic Games Data aveva scovato una lista di nomi appartenenti ai giochi in arrivo su Epic Games Store e fra questi figuravano proprio Final Fantasy VII Remake e Alan Wake Remastered. Oggi questa lista sembra sempre più plausibile perché, come ha fatto notare Wario64 su Twitter, Alan Wake Remastered è apparso sul sito del rivenditore Rakuten Taiwan, che lo dà disponibile dal prossimo 5 ottobre per PS4, PS5 e Xbox One. Ricordiamo che Final Fantasy VII era solo un'esclusiva temporale di Sony, inizialmente di un anno, poi estesa dal lancio di Intergrade, ma visti i recenti accordi tra Epic Games e Square per portare anche Kingdom Hearts su PC, non è così assurdo pensare a un porting della prima parte delle avventure di Cloud su computer. Lo stesso vale per Alan Wake, stupendo action in terza persona che segnò l'era dell'Xbox 360. Remedy, gli autori del progetto, hanno recentemente firmato un contratto di esclusività con Epic che prenderà la forma di due progetti, una produzione AAA e una più piccola, che potrebbe proprio essere la rimessa a lucido del thriller onirico. Visto anche le recenti scoperte avvenute su Control, il ritorno di Alan Wake sarebbe perfetto. Per me si tratta di un titolo importantissimo che merita assolutamente di essere riscoperto. Passando dalle parti di Nintendo, buone notizie per tutti quelli che ancora non hanno avuto l'occasione di provare Demon X Machina. Sono passati ormai 2 anni dall'arrivo di questo action tutto robottoni su Nintendo Switch e Nintendo a sorpresa ha deciso di riaccendere l'interesse nei confronti della produzione targata Marvelous. Dal 13 al 19 settembre sarà infatti possibile usufruire di un periodo di prova gratuito del gioco completo, lasso di tempo più che sufficiente per portare a termine quantomeno la campagna in giocatore singolo. Quindi fate partire subito il preload e poi ci aggiorniamo il 13. Invece, per quanto riguarda Sony, l'hype per il PlayStation Showcase che si terrà la sera di giovedì è ormai alle stelle. Come se non ci fosse già abbastanza aspettativa intorno all'evento, David Jaffe, director dei primi due God of War e co-creatore della serie Twisted Metal, ha affermato di essere venuto a conoscenza di cosa verrà presentato durante lo showcase e, senza entrare nei dettagli, è sicuro che chi è in cerca di un titolo first party Sony, tradizionale e classico nell'impostazione, non rimarrà di sicuro deluso. Sarà uno spettacolo coi fiocchi e non vede l'ora di osservare la reazione del pubblico, convinto che Sony questa volta abbia centrato in pieno le aspettative della sua utenza. Che dire, non aggiungo altro, giovedì è dietro l'angolo. Però ora Nintendo, dacci il Direct. Bene poracci, passiamo alle notizie del giorno. Purtroppo, a quanto pare, la carenza di microconduttori potrebbe durare ancora un bel po' e questo potrebbe avere delle forti ripercussioni sul mercato dei videogiochi e sulla produzione delle console. Nell'ultimo anno è stato quasi impossibile recuperare una console next gen e ormai sappiamo tutti qual è il motivo. Con il lockdown la richiesta da parte dell'utenza è aumentata tantissimo, ma allo stesso tempo tutte le catene di montaggio sono andate in panne a causa della carenza di microchip, due fattori che, uniti insieme,
hanno portato a serie difficoltà di produzione e distribuzione degli hardware. Nonostante alcuni timidi segnali di ripartenza, la situazione però potrebbe protrarsi ancora a lungo, forse addirittura per tutto il 2022. A dichiararlo è stato un portavoce di Toshiba, azienda leader nel campo della produzione di componenti elettronici, che sulle pagine di Bloomberg ha affermato che la scarsa quantità di chip disponibili rimarrà tale almeno fino a settembre 2022 e in alcuni casi molti clienti potrebbero rimanere non serviti fino al 2023. Secondo Takeshi Kamebuchi, questo è il nome del rappresentante, i produttori di console sono tra i più colpiti proprio a causa dell'elevata domanda, ma c'è ben poco che al momento si possa fare per risolvere la situazione. Il punto è che la stessa Switch monta delle parti interne fornite da Toshiba, in particolare la memoria da 32 GB, e quindi anche il nuovo modello di console ibrida potrebbe risultare non così semplice da reperire. Per Bloomberg non ci sono dubbi, chi vuole OLED ora farà meglio ad accaparrarsela il prima possibile, altrimenti c'è il rischio di rimanere a secco, proprio come accaduto con PS5 e Serie X. Voi poracci prenderete al volo modello OLED o magari proverete ad aspettare un po'? Ma purtroppo bisogna parlare di Sonic Colors Ultimate e del suo lancio disastroso, perché ci ritroviamo in una delle situazioni più assurde di sempre. Nonostante questa remaster fosse attesissima e le prime recensioni avessero parlato di un porting degno, salta fuori che ci ritroviamo di fronte a una delle operazioni più scandalose dell'ultimo decennio. Un gioco strapieno di bug che in particolare nella versione Switch dà il peggio di sé. Sebbene il gioco uscirà domani, 7 settembre, i giocatori che hanno acquistato la Digital Deluxe Edition hanno potuto provare il titolo con qualche giorno di anticipo. Purtroppo la situazione è diversa da quella che avevano lasciato intuire le prime recensioni e i social sono stati invasi da post degli utenti che hanno messo in mostra una quantità di bug impressionante. Glitch, compenetrazioni, crash, freeze dell'audio, flash così rapidi da essere potenzialmente in grado di scatenare crisi epilettiche, c'è veramente di tutto, tanto che alcuni hanno paragonato Colors Ultimate al peggiore titolo della saga, quel Sonic 06 che ancora popola gli incubi di molti. A onor del vero c'è da dire che alcuni di questi bug segnalati sono scaturiti dall'utilizzo dell'emulazione su PC, mentre altri ricreando delle condizioni molto particolari che necessitano di seguire dei passaggi che difficilmente verranno replicati in una partita normale. In ogni caso, gli sviluppatori dietro Ultimate, ovvero Blind Squirrel Games, hanno comunicato di essere al lavoro su una patch che risolva gran parte dei problemi il prima possibile e anche la community manager del brand Sonic ha rassicurato l'utenza, confermando che i feedback dei giocatori sono stati ricevuti forte e chiaro e anche Sega si sta adoperando per risolvere al più presto la situazione. Certo è che una figuraccia del genere non si vedeva da un po' di tempo ed è un peccato che un lavoro così approssimativo sia stato svolto proprio su uno dei titoli più amati del riccio blu. Poracci, se avete fatto il pre-order state attenti, forse è il caso di disdirlo in attesa che i problemi vengano risolti. Oppure la rischiate, io vi ho avvertito. Fate voi. E chiudiamo con una mossa rocambolesca di Sony che dopo aver annunciato le varie versioni di Horizon Forbidden West disponibili per il pre-order e al lancio ha repentinamente cambiato idea per quanto riguarda l'aggiornamento da PlayStation 4 a PlayStation 5. Ne avevamo parlato venerdì scorso, intorno a Forbidden West si era creato un piccolo scandalo perché sostanzialmente Sony aveva deciso di rendere impossibile, anche pagando, l'upgrade dalla versione PS4 a quella PS5, limitando il dual entitlement alla Digital Deluxe Edition e alle collectors di livello superiore. La reazione parecchio negativa della fanbase ha però fatto correre ai ripari Sony, che ha subito ritrattato quanto scritto nelle FAQ originali. Tramite un update sul post originale, Jim Ryan ha comunicato che per quanto riguarda Forbidden West, l'aggiornamento da PS4 a PS5 sarà gratuito, proprio come annunciato a febbraio di quest'anno. Nel futuro, invece, tutti i titoli cross-gen pubblicati direttamente da Sony Interactive Entertainment, nei quali rientrano ad esempio God of War e Gran Turismo 7, offriranno la possibilità di upgrade al costo di $10. Notizia importantissima, non solo perché garantisce un certo grado di libertà per chi vuole giocare a Horizon senza la fretta di dover trovare una PS5, ma crea anche un precedente. Finalmente Sony è stata costretta a indicare una linea che sarà valida per tutti i casi futuri. Speriamo che anche altre aziende si adeguino a questo modello commerciale, che preferisco nettamente rispetto al dual entitlement. Voi cosa ne pensate?
E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Ora però ci salutiamo, voi fate i bravi, nerdate duro e non barate. Ci vediamo domani per un nuovo video. Io sono il Poro Sonic, Michele West, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Io sono il Poro Ultimate, credo, chi sono? Ah. Io sono il Poro Sonic.